Buonasera, ben ritornati con lo Sport in Rete. Oggi venerdì 12 aprile, sono le 19:20, abbiamo iniziato con qualche minuto di anticipo. Siamo in compagnia di due ospiti, questa volta la novità per la sesta puntata dello Sport in Rete. Siamo con Giuseppe Napoletano e Aglabbe Komlanovi, Mavusse per gli amici Emil, lo chiamiamo così per rendere più semplici le cose. Benvenuti. Grazie, Benvenuti buonasera a tutti. allo Sport in Rete. Oggi parliamo di calcio, parliamo di una squadra di calcio che i nostri due amici oggi rappresentano, che si chiama Unione Alfa. Lo facciamo raccontare a loro. Giuseppe ed Emil, dal Togo e dalla Puglia, due realtà diverse, come vi siete conosciuti? Beh, ci siamo conosciuti innanzitutto con la nascita della squadra, cioè la squadra è nata, l'Unione Alfa è nata da un'iniziativa di Gianmarco, appunto tua Gianmarco, nell'organizzare nell'organizzazione di un torneo popolare, di un campionato popolare nel 2016. Gianmarco, tu hai contattato la squadra, la scuola di Alfabeti, che è una scuola popolare che insegna italiano ai migranti, che si trova qui a San Siro, punto di riferimento qui a San Siro, e quindi di conseguenza la squadra di Alfabeti ha cercato, la scuola di Alfabeti ha subito sposato questa iniziativa e ha cercato di organizzare una squadra contattando vari allievi, vari studenti e contattando me, che sono un esterno, non appartengo alla scuola, però sono un esterno rispetto alla scuola di Alfabeti. Ho accettato quasi subito perché se mi parli di calcio io non ci penso su due volte. E mi ha proposto di allenare questa squadra che sarebbe stata formata poi da vari studenti di varie età, di varie nazionalità e tra l'altro non solo studenti di sesso maschile, ma c'erano anche delle Certo. ragazze. È lì che ci siamo conosciuti con Emil, infatti è stato fatto un primo incontro sempre nel lontano 2016, dove si è formato un gruppo che poi ha iniziato ad allenarsi e dopo i primi allenamenti ha iniziato subito con l'esordio in campionato, in un campionato popolare. Vabbè, prima di dire come è andato a finire, magari Certo, ci arriviamo. Sì, sentiamo Emil, tu sei uno Emil. studente, o sei stato o lo sei ancora agli alfabeti? Adesso non più, però sono stato un studente di Alfabeti e è di là che ho conosciuto anch'io il progetto per la squadra Union Alpha e come l'ha detto già il mio allenatore abbiamo avuto questo incontro e poi siamo messi d'accordo per allenarsi e abbiamo partecipato l'anno scorso a questo campionato popolare. E se mi ricordo bene, siamo arrivati al secondo posto. Sì, E prima c'è stato un poi. altro campionato però. Perché Ah, sì, il primo ma. campionato non è andato così bene, forse D'accordo, l'hai io. voluto cancellare tu proprio dalla mente. Ok. Io comunque ho conosciuto la squadra in 2017, quindi un anno L'hai saltato. Ah, l'hai dopo, saltato, sì, è vero. giustamente. E poi ci siamo trovati bene e credo che adesso stiamo provando a essere più uniti, a essere una vera squadra. Certo che non è facile capire l'obiettivo poi, no? Essere una vera squadra. Volevo chiedervi perché poi avete scelto di far parte di questo progetto, no? Sia Giuseppe come allenatore, cioè ti è stato proposto o hai scoperto tu, adesso ci racconterai, perché hai scelto di prenderti comunque una responsabilità che è quella dell'allenatore, che poi è quello che ci mette la faccia anche Ci nei mette la risultati. faccia, sì, infatti. E vabbè, ho accettato quasi subito, uno perché comunque essendo sempre vicino alle sorti della scuola Alfabeti mi sembrava una bella iniziativa, e due perché il calcio mi piace, come credo piaccia anche ai ragazzi che fanno parte della squadra. E comunque principalmente anche dal primo incontro mi sono convinto subito che era un progetto da sposare, da portare avanti. All'inizio ci sono state difficoltà perché, giustamente, dei ragazzi così che non si conoscono, riunendo insieme anche diverse nazionalità, perché comunque in squadra abbiamo Certo. dei ragazzi di origine egiziana, abbiamo degli egiziani, abbiamo dei sudamericani, peruviani nello specifico, abbiamo avuto una ragazza brasiliana, abbiamo dei ragazzi del Togo come Emil, abbiamo ragazzi rumeni.
metterli insieme, anche perché alcuni di loro non hanno bene la padronanza della lingua italiana, quindi cioè l'arabo che comunica col sudamericano era un po' Bellissimo. un'impresa, però in campo ci si capisce perfettamente. All'inizio i risultati sono stati un po' deludenti perché messi così insieme abbiamo dovuto mettere insieme anche delle divise, abbiamo dovuto mettere insieme dei palloni per allenarci, non è stato facilissimo. Infatti ricordo che il primo torneo l'abbiamo chiuso al terz'ultimo posto perché c'erano squadre più forti di noi, anche le altre squadre vengono da situazioni di scuole popolari o comunque centri di accoglienza. Abbiamo trovato squadre più forti di noi, c'erano delle squadre di ragazzi del Centro Africa che erano molto, anche fisicamente, molto più forti, molto più prestanti. Però poi, ripeto, il progetto è stato ben preso, ben sposato dai ragazzi, anche che bastava mettergli un pallone in campo e loro si buttavano lì a giocare. Certo. Poi col passare del tempo sono cresciuti anche dal punto di vista sportivo e tattico, perché non era più un insieme, un'aggregazione di persone che vestivano la stessa maglia, ma si comportavano più da squadra, scegliendo anche dei ruoli, riuscendo a giocare, diciamo, a calcio tutti insieme. Credo sia lo stesso per loro, erano molto Certo, entusiasti. gli chiediamo, Emil, perché tu hai scelto di far parte di questa squadra? Ho scelto perché già il progetto mi è piaciuto, perché si tratta di calcio, ma poi quando abbiamo iniziato, come l'ha detto l'allenatore, non era facile per niente, ma piano piano si vede che siamo diversi, con diverse culture, quindi non è facile per niente, ma comunque con una incredibile forza ci siamo riusciti a capirsi, a essere più uniti. E io direi anche dietro il calcio c'è altri, perché siamo diventati proprio amici, ci chiamiamo anche nel weekend per vederci insieme, e questo è una cosa che mi ha aiutato moltissimo, perché sono arrivato, non avevo amici, ma Amici. di là ho conosciuto delle persone fantastiche che approfitto per salutare. E quindi io mi sento sempre bene quando sono con loro, con la squadra, anche con i volontari di Alfabeti e tutti quanti. Mi piace essere sempre con loro. Tu, Emil, giocavi a calcio anche nel tuo paese, anche in Togo? Sì. E il calcio direi che era proprio, è la mia vita, quindi giocavo. E quando sono arrivato qua non avevo questa possibilità, e poi ho scoperto Union Alpha e mi sono detto, vabbè, è la Una tua grande occasione. opportunità, sì. Certo, e ti volevo chiedere, com'è la differenza fra giocare a calcio con dei tuoi connazionali che parlano la tua lingua e invece con dei ragazzi che... Perché tu sei l'unico francofono della squadra, quindi sudamericani, arabi, e rumeni, se tu sei l'unico che parla francese. Loro vengono da altre realtà. Com'è stato? È difficile? È facile? Raccontaci. Sì, direi all'inizio non era facile per niente, soprattutto per me, ma e poi con il tempo ho capito che, soprattutto che quando vediamo anche un po' le età, io sono un po' più grande di loro, quindi ci vuole un po' di comprensione. E io mi sono detto, vabbè, devi essere il più umile e cercare di capire gli altri. A volte capita che anch'io mi arrabbio un po', però preferisco essere con loro che arrabbiarmi e essere dalla mia parte. E non è per niente facile, ma con la volontà di andare avanti si può arrivare a qualcosa. E come l'hai chiesto prima, giocare da noi non è la stessa cosa qua. E io giocavo, direi anche bene, ma quando sono arrivato qua ho imparato anche molte, molte altre cose. Quello che è proprio è giocare al calcio, restare al suo posto. E quindi io direi ho imparato
tanti tanti da loro. Grazie anche all'allenatore, sicuramente. Sì, proprio. Giuseppe, in che lingua si parla la squadra, no? Tante lingue, tante culture. Si prova, sì, più che parlare tante lingue, io riesco a parlare l'italiano, però. Certo, quindi si parla riesco in italiano. Riesco magari, sì, a delle esclamazioni, magari riesco a fare anche in spagnolo per i sudamericani, in arabo per i ragazzi egiziani. No, riagganciandomi a quello che diceva lui, loro anche hanno avuto quella capacità di aggregarsi e comunque di avere un rapporto extra calcistico, cioè al di fuori del campo. Credo che si vedano anche la sera, non so, alcuni di loro si vedono la sera per uscire. E abbiamo aderito ad altre iniziative, quindi ricordo delle partite viste a San Siro, le partite dell'Inter, visto fantastico. Che... Sì. Tu ci hai aiutato anche a accedere a San Siro e a portare i ragazzi a vedere delle partite di Serie A qui a San Siro, visto che alla fine la squadra è di San Siro, perché tutti i ragazzi che giocano... La squadra di Alfabeti, tra l'altro gli Alfabeti abbiamo avuto ospite anche qua su Milano News pochi giorni fa, Gianni Pianetta, che ci ha raccontato, il vicepresidente che ci ha raccontato della scuola Alfabeti, che lo ricordiamo è in via Abbiati, quindi è vicino anche alla sede di Milano News, all'ombra insomma dello stadio, e ragazzi, dall'ombra siete anche entrati, quindi entrati, sì, infatti, i ragazzi sono tutti di San Siro, quindi sono tutti della zona, certo. Il quartiere è la squadra di San Siro, infatti, certo. Anche se si chiama Unione Alfa, no? Perché appartiene alla scuola di Alfabeti, e sì, loro si sono molto uniti, ci sono ragazzi che comunque hanno fatto amicizia nonostante la differenza di età, ma anche di nazionalità, che comunque giocando a calcio poi l'amicizia può nascere, insomma, quindi è un bel momento di aggregazione. E invece per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sono cresciuti, come dicevo prima, sono anche cresciuti dal punto di vista fisico, perché prima pensavano solo a dare del calcio a un pallone, certo. Invece poi con gli allenamenti che abbiamo fatto anche settimanalmente, e tra l'altro ci allenavamo qui al parco di Trenno, dove c'è un grande campo di calcio, i ragazzi sono stati molto presenti agli allenamenti e ci credevano, insomma. Certo, credevano. Va bene, allora dobbiamo arrivare alla fatidica domanda sui risultati della squadra. Qual è stato... Sui risultati, vabbè, considerando il primo torneo che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati per la prima volta, la prima stagione, diciamo, l'anno zero, sì, della squadra, e lì è andata male, ripeto, come dicevo prima, terzo ultimo posto, e giustamente c'è una squadra più forte. Perché giocavano insieme magari da più tempo. Da più tempo, sì, ma io ricordo anche le squadre proprio organizzate, con i loro ricambi, no? Molte volte avevamo sì abbondanza di giocatori, ma purtroppo mi capitava magari di avere sempre avere più giocatori dello stesso ruolo. Tutti attaccanti. A volte tutti attaccanti, ma a volte paradossalmente mi mancava anche l'attaccante. Quindi. Il secondo anno invece abbiamo migliorato molto, infatti l'anno scorso, quindi dall'inizio del 2018 fino alla fine del torneo. E il torneo che abbiamo di calcio 11 che abbiamo giocato all'ex Paolo Pini, l'ospedale psichiatrico in Afori, lì abbiamo raggiunto il secondo posto, però con il rammarico, perché noi abbiamo raggiunto sì il secondo posto, ma abbiamo perso la coppa l'ultima partita contro la diretta concorrente, che ci ha battuto negli ultimi 5 minuti, tra l'altro abbiamo perso 3-2. E niente, da lì però comunque siamo ulteriormente cresciuti, certo. E alla fine quest'anno, no, non vorrei parlare per scaramanzia, ma siamo tutti scaramantici nel mondo del calcio, però quest'anno siamo primi in classifica in un torneo di calcio a 7, però siamo primi in classifica e aspettiamo solo i playoff, perché il torneo manca solo l'ultima giornata, poi il torneo è finito, il primo posto ce lo abbiamo assicurato, però mancano i playoff, che io eliminerei, perché fare vincere la prima in classifica, no? La coppa direttamente. Speriamo bene comunque. Comunque siamo molto migliorati rispetto all'inizio. Poi ti volevo chiedere come si reagisce alla sconfitta. Cioè, persa la finale, quella finale sicuramente lì, amareggiati, ragazzi. Il primo impatto è stato molto negativo, anche personalmente. Mi è molto dispiaciuto, perché arrivi lì la domenica, ci credi, sei primo in classifica, basta solo vincere. La perdi gli ultimi 5 minuti, perché vincevamo 2-1, abbiamo perso 3-2 prendendo due gol, e ci stai male, ci rimani male, i ragazzi ancora di più, perché volevano vincere, cioè fisicamente volevano alzare una coppa, tutto, però poi da lì
anche maturata la considerazione che siamo una squadra, molti ragazzi, poi sono venuti fuori anche dei ragazzi che tecnicamente sono abbastanza bravi e che per fortuna quest'anno ancora non ci hanno tolti perché Certo. alcuni sono andati via per vari motivi, chi per motivi familiari, chi per motivi di lavoro. Non giocano più con noi, altri invece sono rimasti, riescono a darci una mano e speriamo bene. Si è reagito comunque bene perché comunque alla fine la voglia di ritornare in campo e di rigiocarsela C'è c'è sempre. sempre, altrimenti dovremmo terminare e Certo, non no, giocare più, esatto, no? no, bene, invece si continua, poi nelle squadre, nelle grandi squadre, quelle che sono veramente squadre con l'S maiuscola, è dalle sconfitte che si vede poi quanto una squadra effettivamente riesce a mantenere. Senti, no, invece mi tornava a quello che dicevate prima, no? Perché tu abiti qui in zona San Siro. Sì. Quindi lo stadio lo vedi sempre da fuori, e invece con l'Unione Alfa sei andato anche dentro, non ancora a giocare, perlomeno a vedere una partita, no? L'Inter Sì, cercava dei giocatori, non so. ma anche ho una piccola storia su questo, perché il mio suocero voleva regalarmi la prima partita a San Siro, ma lui tifa il Milan, e poi Aia. io sono andato prima con Unione Alfa. E soprattutto con il nostro amico Gianmarco. Gianmarco, che ci fa Che più tifa Inter, quindi Inter. a casa è Ah, ci stato sta. ma davvero Vabbè, ma tu invece da che parte bello. stai? Io tifo per il Milan. Giuseppe, tu? Ah, io tifo per un'altra squadra che non è italiana, tipo per il Barcellona, quindi Quindi se, mi piace il bel calcio, l'hai visto quindi a San Siro però sì, l'ho visto più volte, San quest'anno Siro anche quest'anno, sì, quando è proprio con venuto a l'Inter. giocare contro l'Inter. Bene, bene. E, vabbè, ovviamente poi c'è tanta differenza tra l'Unione Alfa e l'Inter, non solo per la qualità in campo, ma quella forse in alcuni momenti, anzi, Pareggiano per il magari i dopo valori. Icardi magari qualcuno dell'Unione Alfa sarà anche proposto, ma soprattutto per il concetto che c'è dietro, nel senso l'Unione Alfa non è solo calcio, c'è anche dell'altro, immagino. Sì, c'è un progetto che comunque tutti noi insieme portiamo avanti, che è un progetto di aggregazione sociale. La squadra dell'Unione Alfa è sempre aperta, sempre ha tenuto aperte le porte a qualsiasi ragazzo che volesse entrarci comunque. Infatti ci sono sempre nuovi allievi che si iscrivono alla scuola Alfabeti, puntualmente l'Unione Alfa si avvicina e cerca di chiedere le disponibilità di giocare, comunque di allenarsi con noi. È sempre aperta a queste situazioni, quindi sì, l'aggregazione sociale, non lasciare nessuno fuori escluso, anche quando abbiamo avuto periodi in cui eravamo in 30 che si Certo. presentavano al campo da gioco e lì bisognava fare una selezione perché in 11 si scende in campo in Cioè, se 11, non è quindi si cercava 11. di fare dei ricambi, di fare una seconda squadra e a volte ci sono stati ragazzi che chiamavano, non so, si aggregavano dal primo giorno, la settimana dopo arrivavano in 10 perché chiamavano i cugini, dei Certo. cugini, dei cugini, quindi Invece non c'è una eravamo ben felici selezione, no? di accoglierli, però in campo poi c'era la selezione e quindi bisognava Gioca chi si sì, allena. giocare chi si allena soprattutto, però comunque il progetto era aperto a tutti, cioè negli allenamenti si giocava tutti insieme, alla Certo. fine si finiva per giocare in 30, ma comunque si giocava tutti insieme. Il Ottimo. progetto comunque dal punto di vista sociale cerca di riprendere anche dei ragazzi che magari non giocano, magari sanno anche giocare, ma non giocano perché non trovano situazioni, non hanno dei campi disponibili, non Certo. hanno amici, appunto, non hanno Con ragazzi che cui. come loro vogliono giocare a calcio, no? Siamo Certo. aperti anche a E senti, questo. quindi l'Unione Alfa che impatto ha sul quartiere di San Siro? Non prende solo gli studenti della scuola? No, no, ma ha preso anche ragazzi che abitano vicino, per esempio, alla scuola, in Via Abbiati, Via Dolci, cioè comunque sono un Certo. sacco di ragazzi che solo sentendo dagli amici o dai cugini o comunque dai parenti che frequentano la scuola, ha sentito che c'era questa squadra qui e si sono avvicinati timidamente, noi li abbiamo accolti, li Certo, abbiamo fatti entrare in fantastico. squadra, giustamente poi alcuni di loro hanno fatto strada, poi vabbè altri giustamente Certo. prendono altre direzioni, però sono tutti. La squadra è conosciuta a San Siro, Certo, sanno che vero. esiste, Vero, no, quindi importante anzi, perché. questa è anche un'occasione per invitare Assolutamente. tutti coloro che vogliono giocare
Cioè, ricordiamo che noi li prendiamo tutti, soprattutto in questo, in questi quartieri popolari dove anche non devono essere per forza fortissimi. No, infatti, non possiamo essere forti. In quartieri dove ci sono tantissimi migranti, tantissime diverse realtà, spesso non è facile entrare in un contesto sportivo convenzionale dove vengono richiesti documenti, sì, quello sì, quote di iscrizione. L'Unione Alfa invece è accessibile a tutti ed è gratuita, soprattutto. È gratuito, no? Sì, sì, assolutamente. Anzi, gratuito. Vengono fuori delle divise, no? Avete le divise. Sì, 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 noi abbiamo anche fornito delle divise. La scuola, con dei volontari, hanno fatto una sorta di colletta, comunque sono riusciti a raccogliere dei soldi, dei fondi per le divise e alcuni strumenti di allenamento come dei palloni, che comunque vengono distribuiti, certo. Ogni volta c'è un allenamento, c'è una partita, i ragazzi hanno tutto, devono solo portarsi le scarpe. Esatto, scarpe, la voglia di giocare, e la voglia di giocare, ma quella davvero non manca. La grinta, benissimo. Emil, a te, da quanto sei in Italia? Meno di 2 anni. Ah, pochissimo, come parla italiano. E parla così bene italiano. Di tanti altri, figurati. Ma io ti volevo chiedere appunto, sei arrivato in Italia, non conoscevi nessuno, tante difficoltà, il calcio quanto ti ha aiutato in questo? Sì, il calcio mi ha aiutato tantissimo e si vedeva anche a casa, lui dice sempre mia moglie quando io torno dopo aver giocato, mi sento bene, bene. Ma inoltre non solo il calcio mi ha portato degli amici, io direi che non solo la squadra non è solo conosciuta qua a San Siro, ma anche a Monza, perché adesso ho il mio amico Mustafa che vive a Monza, che Monza, gioca sì. Anche, anche per noi, quindi io parlo sempre di Alfabeti, anche dell'Unione Alfa, i miei amici che hanno voglia di provarci, perché non siamo i professionisti. Professionisti, sì. Scusa, ma comunque l'ha detto già l'allenatore, noi accogliamo tutti, se hai voglia di giocare vieni da noi e poi ti divertiremo insieme. Assolutamente. E, Giuseppe, quindi anche tu alleni migranti, no? Dal Togo, Sud America, Est Europa. Tu sei un piccolo migrante nel tuo, perché non sei di Milano, no? Sì, quindi si può dire che c'è sotto sotto c'è un fatto comune, sì, no? Sì, sì, sono pugliesi, sono si può dire originario di Brindisi, sì, si sente anche, non ho l'accento merino. La migrazione nel quartiere di San Siro in generale è un fattore un po' comune, no? Adesso c'è tanta anche tanti pregiudizi, tanti stereotipi sul migrante, poi alla fine quello sì, siamo tutti stati siamo migranti, tutti stati migranti, non so, più o meno lontano accade adesso, accadeva 40 anni fa, non so, esatto, il calcio diventa con i meridionali, la gente del sud che veniva, certo, su a Milano per lavorare, su in Lombardia il calcio non diventa uno strumento universale, calcio, no? Sì, un sì, linguaggio è sorprendentemente utile perché veramente riesce a riunire etnie diverse, ragazzi, certo, che non si incontrerebbero mai. Esatto, come voi due, no? Se non ci coetanei, più o meno. Non ho mai conosciuto un ragazzo del Togo. Nato in Togo, nato a Brindisi, si incontra a Milano in un campo da calcio. Calcio, sì. Bellissima questa cosa, veramente bella. E questo è proprio il potere del calcio, è il potere di una squadra come l'Unione Alfa che decide di non iscriversi magari a un campionato come può essere una categoria FIGC o di inseguire una strada per andare ad accogliere dei risultati, ma preferisce stare nel quartiere appunto ad accogliere la gente del quartiere e dare una forma di riscatto anche e di poi girare, no? Perché girate, perché dov'è che giocate le partite? Sì, sì, abbiamo girato molto, giochiamo, ci è capitato di giocare a Monza appunto, c'è a Biade Grasso, abbiamo giocato appunto da fuori, abbiamo girato molto su Milano, esatto. Sicuramente il vostro punto di riferimento è per gli allenamenti, dicevi? È sempre il parco di Trenno, okay. Noi giochiamo, fissiamo un giorno a settimana, riusciamo a trovarci al parco di Trenno e certo a volte ci sono delle difficoltà perché i ragazzi arrivano con i mezzi e a volte giustamente nel periodo invernale c'è sempre maltempo, quindi non è così facile giocare, è bello giocare col sole ma con la pioggia e col freddo è un po' più difficile, però il nostro punto di riferimento è Trenno e quindi comunque e ci sarete anche a breve per le sì, per l'ultima partita del campionato questo qui verrà giocato a Trenno, poi ci saranno i playoff lì.
Ce la giocheremo tutta in una domenica, in un giorno, Sì, vediamo con che tattica? Che tattica usa l'Unione Alfa? Speriamo che poi Io non ascoltino ho gli sempre, avversari. ah vabbè sì, no, genericamente si può dire, ho sempre puntato sul pressing asfissiante e poi comunque mai rinunciatario, no? Un gioco mai che non Sì. attende mai gli avversari nella propria metà campo, ma invece che vada a pressare alto e quindi togliere la palla. Grande. Mi è sempre piaciuto questo tipo di Più, spirito certo, più calcistico, frizzante. a differenza di molte squadre, infatti in Che Italia sono? Ah, certo, molte calcio sono italiano cioè, più. squadre che attendono l'avversario per poi partire in contropiede, invece io Esatto. cerco sempre di dire loro non buttate mai via la palla, ma cercate di Di giocarla a giocare con la terra. piede. Emil, tu che ruolo giochi? Principalmente centrocampista, però dipende a volte dall'allenatore e poi anche di quanto e quanti siamo sul terreno, perché come l'ha detto lui, a volte c'è un po' di pulcatino perché i metti Quindi oppure gli altri non hanno tempo, quindi a volte gioco anche in sì, difesa a volte l'ho messo in oppure difesa perché essendo alto mi serviva in difesa. l'autonomia difensiva. A quale giocatore ti ispiri, il tuo giocatore preferito? Adesso io è Cristiano Ronaldo perché lui mi ispira moltissimo perché con lui si vede che con il lavoro puoi riuscire ad arrivare a un punto. Al suo età l'altra volta l'ho visto correre e mi sono detto questo tizio è davvero straordinario, quindi dobbiamo sempre dare Massimo. il massimo per sempre andare avanti a raggiungere i nostri obiettivi. Senti, anche in Togo seguivi il calcio della Serie A, Sì, che Cristiano Ronaldo lo conoscono benissimo anche in tutto il perché mondo. ti stai chiedendo se conoscono l'Inter in Togo? Non volevo. Sì, Sì. perché giustamente c'era questa cosa che si faceva. C'è un piccolo videoclub dove sì, andiamo sempre ogni weekend per guardare le partite, quindi io seguivo già il calcio perché a un certo tempo era il primo, prima che arrivasse dopo la prima league dell'Inghilterra, era Certo. sempre, quindi io ho conosciuto dei giocatori davvero fortissimi qua in Italia. E abbiamo avuto Giorgio Weah a Milano, Giorgio Bierhoff, Weah. Certo. Maldini, Costa Tutti del Curta, Milan, Giorgio. Nesta, Non fa Shevchenko. poco. C'è qualcuno dell'Inter? C'è Sì, qualcuno. anche Ah, dell'Inter, ok. anche un sacco dell'Inter. Io ho conosciuto Mohamed Kalun, Calon, giustamente certo. del Sierra Leone all'Inter, ma non solo lui, Taribo West. Ah, E Toldo beh. e Toldo, sì. come portiere e un sacco di giocatori anche Certo. della parte Quando la Serie A, dell'Inter. insomma, era più Giuseppe, il tuo giocatore prestigiosa, preferito? e non posso che non citare Lionel Messi, Abbiamo fatto par che condicio, Messi secondo me Ronaldo. uno così nasce una volta ogni 50 anni. Siamo stati fortunati quindi di vivere È nel una periodo di fortuna Messi, vivere di nell'era di Messi e vedere di Messi riuscire a giocare. vederlo giocare. Bene, sì, sono giocatori Messi e Ronaldo che veramente possono trasmettere qualcosa. Basta pensare veramente all'impatto mediatico mondiale che questi giocatori hanno, al di là che uno magari segua o non segua, tifi o non tifi quella squadra. Un giocatore come Ronaldo, come Messi possono veramente trasmettere un messaggio che deve essere quello del calcio come sport che sappia trasmettere dei valori, no? Perché poi alla fine, certo, le cifre astronomiche degli stipendi che Ronaldo qui in Italia guadagna, si può discutere di tantissime cose e lo sport in rete è proprio la questione dove farlo, però alla fine si finisce tutti a rincorrere dietro al pallone, no? E questa è la passione che ci unisce e che ci stimola. E anche per oggi siamo arrivati in conclusione. Di questa puntata è stata veramente una bellissima chiacchierata con i ragazzi dell'Unione Alfa che quindi vi invitiamo sia a sostenere alle partite, quindi il Parco di Trenno sabato prossimo c'è l'ultimo atto del campionato, tra 2 sabati perché c'è Pasqua, quindi Tra 2 sabati, sì, il infatti, 27 aprile al Parco quello di successivo. Trenno.
cioè l'atto finale del campionato popolare, che l'Unione Alfa sta conducendo in testa, poi ci saranno i playoff, vi terremo aggiornati, e sia per vedere che per tifare, anche per giocare, se qualche ascoltatore ci sta ascoltando e vuole scendere in campo in una squadra assolutamente amichevole. Se un esterno d'attacco magari, una seconda punta. Ok, la richiesta del mister è l'esterno d'attacco, Mancino. Ci manca, sì, sì. È un buon portiere, ci manca ultimamente. Bene, quindi se qualcuno coglie questa richiesta, benvenuto, potete trovare su Facebook Alfabeti Onlus o andare a trovare in via Abbiati, proprio dietro lo stadio di San Siro. Ringrazio gli ospiti ancora una volta, grazie mille di essere venuti. Grazie a te, noi ci rivediamo con lo Sport in Rete venerdì prossimo. Anche Milano News per questa settimana va finalmente a godersi il weekend, quindi salutiamo tutti e a venerdì prossimo Milano News ritorna lunedì mattina. Grazie a tutti, ciao, buona serata, ciao.